Benvenuti a una nuova pillola di archeologia. L'argomento di oggi sarà i demoni funerari etruschi. A cosa si intende per demoni funerari etruschi? Nell'arte etrusca esistono alcune figure che sono state studiate da appunto esperti del settore e che sono chiamate appunto demoni funerari, ovvero che compaiono nei monumenti e nelle opere che venivano collocate all'interno delle tombe. Sono esseri a metà tra il divino e il terreno, quindi una sorta di semidei. Infatti demone è un termine un po' fuorviante, soprattutto per noi che abbiamo una concezione cristiana del termine. In realtà i demoni non sono affatto creature maligne o negative, ma bensì rappresentano molto spesso degli spiriti guida o degli esseri che proteggevano l'anima del defunto. Sull'origine di questi demoni ci sono diverse teorie. C'è chi pensa che questi demoni siano una creazione originaria del popolo etrusco, mentre altri ci vedono delle influenze orientali, soprattutto dal mondo greco. Come vedremo poi nelle immagini delle urne che noi abbiamo qui nel nostro museo, si possono notare infatti alcune somiglianze con figure che compaiono nell'arte greca, come per esempio le furie o le erinni, se preferite. E alcuni di questi demoni hanno anche dei nomi che arrivano dal mondo greco, per esempio Carun richiama alla mente il nome di Caronte, il traghettatore delle anime. Parlando proprio di Caronte, l'urna che stiamo vedendo raffigura proprio questo demone funerario etrusco. Come possiamo vedere, indossa una tunica chiamata chitone, che è molto corta, e in braccia un enorme e pesante martello, con il quale sta lottando contro un altro demone sdraiato ai suoi piedi. Il martello usato da Caronte non è una semplice arma o uno strumento di lavoro, ma racchiude in sé diversi significati simbolici. Infatti, molti studiosi ritengono che con questo pesante martello Caronte sigillasse o aprisse le porte dell'Ade per far entrare, o viceversa, non far entrare, le anime che non ne erano degne. Il prossimo demone che andremo a vedere si chiama Vant ed è un demone femminile. Come possiamo vedere, è caratterizzato dall'avere delle ali e dal portare spesso con sé questa torcia, questa fiaccola, con la quale doveva rischiarare e illuminare la strada per le anime dei defunti. Il nome di Vant, così come accade per quello di Karun, lo troviamo spesso nelle iscrizioni che vengono fatte sul vasellame da corredo che veniva posto nelle tombe appunto degli Etruschi, a significare che a queste due figure ci si raccomandava particolarmente affinché l'anima del defunto arrivasse con tranquillità e con successo nell'aldilà. Nell'arte etrusca troviamo anche questa figura molto particolare che ci arriva direttamente invece dal repertorio greco e si tratta di Scilla. Scilla è una figura molto emblematica perché ibrida tra una donna e dei serpenti, infatti viene spesso rappresentata con le gambe serpentiformi. In questa urna qui che andremo a vedere, Scilla ha anche le ali e in una mano porta una spada. Non è inusuale trovare attributi come spade, remi, fiaccole imbracciate da questi demoni. Sono tutti simboli che appunto servivano a simboleggiare la protezione che questi esseri davano ai defunti e che per questo venivano collocati sui monumenti funerari. Vi diamo appuntamento a una nuova pillola di archeologia e non dimenticate di seguirci sul nostro canale YouTube e sulla pagina Instagram e Facebook del museo. Alla prossima!